Donuts Build Goes are fine. Ho preso il Conqueror, il che va bene. Questo mi porterà a buildare ovviamente Triforce, purtroppo, però. Possiamo fare pure un Rune contro di lui. Se si ha voglia, facciamo Triforce Rune. Polistop, occhio. Bene, bene, sì. Serruto dell'amore. Easy. Tranquillo che se non se fosse stato sicuro di rientrarci non avrebbe fatto giustamente. No, ma ragazzi, guardate che in realtà io con l'evento natalizio, cioè ci andrò sempre sotto, tra virgolette. Nel senso, non è una cosa fatta per andarci sopra. Il motivo per cui lo faccio è perché voglio effettivamente ringraziarvi. Cioè, io senza di voi non farei sto lavoro. Quindi lo faccio per ringraziarvi. Se lo posso fare una volta ogni 8 anni, lo faccio per ringraziarvi. Il sub of the week, secondo me, perché l'ho fatto? Sì, ovviamente l'ho fatto magari per prendere magari un po' più di sub, sicuramente, ma l'ho fatto principalmente per ringraziare a voi. Idem il King of Deal, sono tutte cose che ho fatto perché mi fa piacere ringraziare le persone che fanno, mi permettono di fare questo come lavoro. Tutto qua. Basta. E oltre a questo vi ricordo che il 23, per chi è bello ludopatico, ci sarà una bonus hunt da 700 euro. E il profitto, scusate, e il profitto, il 50% del profitto lo doneremo in beneficenza. Decideremo l'ente insieme poi successivamente nei giorni. Ma se dovessimo ritirare 3000 euro, quindi 2300 euro di profitto, 1150 euro andranno in beneficenza. Quindi io no. Grazie al signor Batte, tirano 23 mesi, sono tutto il giveaway, spero che non ci siano scambi come al solito. Assolutamente. Signor Batte, grazie per il suo e benvenuto nelle cagne di cani. Grazie mille, bro. Perché tu hai 400 scammer? Perché altro 400 me lo tengo io. Oh oh, I won't let you go. Mi giro prima per Lollus, certo. Clap to Mr. Cane. Easy. Così facciamo una bonus stunt, facciamo un po' di ludopatia. Però una ludopatia puntata a essere buona per altri e non per noi, no? Quindi portiamo un po' di serenità in questi tristi giorni. Uno l'ho hittato, però ho preso i minion, alcuni fai. CMC Ray, Ryan, ciao mamma! CMC Ryan con Twitch Prime primo mese, grazie mille del primo mese, Ryan! God please, oh! Twitch Prime, grazie mille del supporto e benvenuto nelle cani cani. Un po' di block. Riavviare così bro non vede più pubblicità sul canale e schiere. Grazie mille del supporto. Ok. Ok. Forse mi avrebbe hittato se avesse caricato un altro qua, però. Ok. Tanto un tosino, ragazzi, il game non ci vinceremo mai, dobbiamo aspettare. La domanda è se vogliamo fare il primo Runet King, però fare il primo Runet King non ci comporterà proprio. No, l'ho lisciato, vabbè, a vincere ieri, no? C'ho lei, non c'ha Ward all'interno, non ho guardato. Flash, fine. Ho la scena almeno. Va bene così. Ma se uscisse 1v1 che si vince? Se si vince 1v1. Allora, se si vince l'1v1 che esce nella ruota, si vince un gift da 490 RP. Però l'1v1 lo facciamo for fun su Discord. E il champion lo scegli tu. Tranne Yumi, ovviamente, un champion che si possa giocare. Quindi è più una cosa, facciamo 1v1, siamo un po' insieme. E poi nel caso in cui tu vinci un gift da 4,90. Mentre in affari tuoi, se vinci l'1v1, sempre scegli tu il champion, eccetera, eccetera. Vincere la scelta di prendere due dei premi che sono su, che sono dentro il gioco affari tuoi. Quindi puoi prendere i 20 euro, quindi la skin da 1300 più 10 euro di RP, il VIP più 10 euro di RP. Comunque hai tu la possibilità di scegliere quali due premi vuoi vincere. Ivan vs Steven, tempo di vincere. Fido all'1 vs 1. Non deve essere per forza mirror match, eh? Cioè.
Merda. Lo prendo questo? Madonna, easy uomo. Ok, nice. Allora, se non ho detto bene, ma le leggo, ma inizia stasera alle 20, giusto? Alle 21. Alle 21 nerd inizia. Ma le registrazioni sono già chiuse, quindi. La C920 è ancora non arrivata, Snaso. È in ritardo. Ma va a finire che mi arriva dopo Natale e me la metto su per il culo. Vediamo SS. Doveva arrivare il 13. Zirco con Twitch Prime 26 mesi. Benvenuto nelle cagne di Cale. Il mio sostegno allo streamer Ma che Morente stream, sarà figlio di ricambiato pu. doppia. Grazie mille, Zirco. Grazie mille, supporto. Benvenuto, Regani Cane, Zirco. Diga, What? passatemi il sub e benvenuto nei cagni di Bramble Cale. Vesta, mazza che coglioni, ma veramente? Ma scherzi, dude? E back to back il signor Matteo ZTK con 4 mesi di Twitch Prime. Grazie mille Matteo del supporto e benvenuto nei cagni di cane, bro. Grazie mille del supporto, Matteo, benvenuto nei cagni di cane, mate. Welcome, welcome. Oh merda, non mi ha visto, non mi ha visto. Perdo un po' troppo tempo. Bella, grazie a te. Welcome, welcome. Ok. Easy, uomo. Fine. Potrei tippare? Sì, regalo è tipo. Vai far. Qua c'è una ward, ma non posso levarla. Finisco Triforce, sì. Potrei fare in realtà preludio per la Planet King, ma no. Andrò assolutamente di. Cioè, giocherò assolutamente di. Bramble Best. Andrò assolutamente di Triforce, primo item. Prima chiudo la Triforce, meglio è. Riesco a rumare di più, riesco a portare più pressione nella mappa. Molto meglio. Oh. Ok. Fine. Prendiamo SS. Io avrei pilotato Divine, honestly. No. O Conqueror, voglio avere attack speed nel kit. Akali è molto forte. Ma sapete qual è la forza? Il problema di Akali qual è? Qual è il problema di Akali? Marchigiano. Ah. Sei di Roma Nord, se no ti conosceva, Foglio. Ma un amico che si chiama così su Insta, quindi ho collegato male. Ma pensate LOL volo. Che chance. Comunque, il problema di Akali è che se gli levi danno, non c'ha più danno. La forza di Akali si è messa nella W. Il problema è che. Come gliela gioca la W? Cioè, se prendi una pink che leva la W. No? Prendi una pink che leva la W. È morta Akali lo stesso. Gli levi il danno e muore lo stesso Akali. Come fai? Come fai? È un po' strano come champion da. Sto rampino è legale? Sì, bro, ovvio. Se lo fai prima che prendi il CC e poi si aggrappa, voglia. Come stai, Doggo? Come è andata ieri la sessione, bro? Legalissimo, I swear. Anche io mi sono su Insta così. Ma what? Quindi dici Divine con Grasp e Trinity con Conqueror. Semplicemente io preferisco giocarla così. Quando ho il Conqueror voglio staccarlo il prima possibile. Quindi prendo tendenzialmente Triforce. Nice, doggo. Io là non posso arrivare. Spero che così salvi da solo. Così è stato, nice one. Il fatto è che questa matchup potrebbe buildarmi pure Tiamat, quindi sarebbe utile fare Tiamat in Tournament King. Infatti che meglio di Riven, ma c'è un po' così e così, però. Però a lunga Riven la stompa Camille nel late game. Vabbè, vaffanculo. Kha'Zix potrebbe essere topside. Quindi stiamo attenti. Non ho il TP per andare bot. Non ha molto senso di dare contro Sion, ragazzi. Qua è un free trade, quindi lo prendiamo abbastanza così come viene. Anche questo è abbastanza un free trade, quindi perché non prenderlo? E va bene così. Non credo che Kha'Zix sia più top. Il problema di Riven, però, è che perde l'early non vuol dire morire, capito?
Cioè, con un champion come Riven, perde l'early, vuol dire stare un po' behind, ma still se becchi con 1000... Vabbè, adesso non più perché c'è l'haste, ma prima quando beccavi con quell'item di CD, Kingred M Lammer, dude, cioè GL. Ho trollato, my bad. Riesco a prendere la plate, credo, quindi rimaniamo a prendere questa plate e poi regaliamo. Ottima kill comunque qua. Abbiamo pure la Triforce. Easy. Eh sì. Credo che contro Sion ci sia di mettere Force in ogni caso. No, 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 no. No, 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 ragazzi, non prendere contro Sion la... No, mai. Non prendere Tiamat primo item con Camilla. Grazie mille del supporto, Luffy. 4 mesi Twitch Prime. Ribenvenuto alle Cagnicane, Luffy. Grazie mille del supporto. Ma che vuoi che ti faccia, bro? Lo vedo. La buscio proprio quella dopo. Va bene. Grazie mille, Luffy. Ribenvenuto alle Cagnicane. Sbrosco il 4 mese e schiere. Ma ce lo sta bene qua. Ora dimmi perché hai fatto la tab. Ok. E via. Refiable. Andiamo di control ward. E torniamo top. Fine. Un po' una merda perché top c'ha... Ma in teoria vado verso bot side, va? Ho la ulti tra poco. Credo sia la scelta migliore. Mercury contro quel team. Esatto. Arrivo. Akali ha flash la ulti. Okay. Uno per uno. Oh no. Non è morta cosa. Che cazzo fa Kha'Zix? Oddio mio. Possiamo levarla se viene qualcuno qua? Viene Leona? Easy. Aspetta! Andiamo a fare qua. Dio mio. Perché ho dovuto fare sta cosa? Cosa ho appena visto? The game che mi sei mio non è cane. XD Ryan. Ok, ma cane non mi pensare così. Se ti vuoi vedere, ci scriviamo su YouTube a caso. Ci scriviamo su YouTube a caso? Si dice scherzo se vuoi le scare points. Effettivamente. Andrò di Tiamat qua almeno così ho un po' di push potential e poi andremo di Ruin King. Torniamo dopo a piedi. Riusciamo a prendere il drago? Io ho il tip in caso. Il signor Dark Krieg con l'host. Ma grazie mille, Krieg. Grazie mille agli host, mate. Mi stai stando tantissime volte in sto periodo. Grazie infinite. Aspetta, fammi fare un bel shoutoutone a questo God Support italiano. Grazie mille, Gri. Buon pranzo, immagino. Buon pranzo. Perché voglio vincere qualcosa. Mate, ma tranquillo, bro. Ne al chilling. Il povero Big Chungus è morto, Volpetta. Rinascerà secondo le scritture. Ti ho seguito come 0 spettatori. Ok. Ok, non siamo messi per niente male. Più forte Kree o Polo Cannone? Ma a me piace lo stile di gioco di Kree. È molto aggressivo. Però fa anche tante cazzate a volte, eh. Ma quelle le facciamo un po' tutti. Quindi. Ma credo che sia molto più solido Kree rispetto a Paolo. Però c'è anche da dire che Kree gioca molto più competitive rispetto a Paolo. Quindi. Però. Doccia fredda. Ok.
Siamo messi veramente bene. Se vinciamo questo, andiamo a uno dalla promo per di uno. Che Gucci. E rialzo con il sesto mese di Supreme. Buone feste da Bolzano, cane. Se ne rialzo, buone feste anche a lei. Devo uscire qua e arrivo. Ecco. Buone feste anche lei da Roma, allora, Eliazzo. Grazie mille del supporto, bro. Benvenuto di cane cane per il... Mi sono scappato il mese. Sesto mese, quindi un nuovo bici sul cane per te, bro. E schiere. O stanno a far loro? C'è pure Gianna. Arrivo, arrivo, arrivo. Easy. Easy. Ho voluto fare l'ultima. Però è buono, va bene così. Potevo giocare leggermente meglio forse, ma è fine. Andiamo di Runet King adesso. E poi dopo magari buildare uno Sidra. Un po' sfortunelli qua, eh. Cala, ci ha fatto un bel po' di danni. Che nel jungle è quello viabile? Non credo. Non credo. Devo tippare qua. Ma perché non sono gada back? My bad. My bad, my bad. My bad, madonna che trollata. Always too deep. MB, MB. Allora, gonna play on side. Giocherò sul side. Goleador con il sesto mese di Twitch Prima, anche per lui il sesto mese back to back è Eliazzo. Nuovo BG sul canale, bro. Un bacio di mette, ragazzi. Buone feste anche a voi. Ma manca ancora tanto a Natale. Tanto questo evento natalizio andrà avanti fino al 23 dicembre. Quindi gli auguri ce li faremo direttamente il 23 dicembre. Grazie mille del supporto e benvenuto per il sesto mese nelle gagne di cane, bro. Grazie infinite. Allora, sto pensando che Kai'Sa non è buona a giocare, perché non ha caidato qui e poteva fare tantissimi danni su Ashe invece di farmela venire in faccia. Però sta da solo Ashe? Non lo so, speriamo di sì. Si è tippato. Easy. Ma come ha fatto a passare quella cosa lì dentro? Sono tre bot side. Dovremmo fare questo drago e sarebbe buono. Sion abbiamo detto tanti tanti danni su Sion. Non ci può fare quasi nulla ormai. Abbiamo killato Ashe. No, quattro bot side erano. C'era pure Gianna. Prima c'era anche Ashe. Lol. Prendi il cannone, bro. Sarebbe buono prendere sto drago. Riusciamo, vediamo se riusciamo a prendere tutte le botte, che potrebbe darci veramente tanta map vision. Non ho restato l'attacco qua, ma è bad. Boh, easy. Kha'Zix si sta killando, ecco. Ho preso il livello. Ok. Ma ha shottato Ashe. Ashe sta cadendo come un cazzo di dissennato. Faccio prima Runet King. Potrei chiudere uno set che in realtà sarebbe buono da fare, però credo che sia molto più importante per me fare Runet King adesso, per sciogliere Sion inside. Tanto io voglio giocare contro Sion inside. Non voglio
giocare con... Allora, chiudere un item è sempre meglio rispetto a fare un mezzo item, ok? Questo a prescindere. Però, visto che io in teoria voglio giocare con... inside contro il mio team, è molto in vantaggio, ok? Quindi non ha bisogno della mia presenza per vincere i fight. Per questo motivo, dicevo di dare il Runner King per dare più presenza a bot side contro Sion. Però, sono focussi, bro. Ma ero stunato, bro. Ma ho ultato in the face. In twin face. Oppela. Ho una domanda per la build di Azir. Meglio partire nemico con Rashare dentro di Nashor? In realtà credo sia meglio partire dentro di Nashor. Tipo adesso GP è uno dei primi champion nel quale si vede fare l'item mitico come quarto item. Per dirti. Ecco, non l'ho appena detto il mio team vince da solo. Possiamo pure aspettare il quarto drago come condition. Non c'è bisogno di andare oltre. L'importante adesso è farsi Doran's Blade. Cioè farsi Rune King. Se riesco anche senza vendere Doran's Blade sarebbe l'ideale. Se riesco. Dai dai. Ciao Joke. Va bene, stretto. Abbiamo già fatto due estrazioni. Vedi però, due estrazioni in 1 ora e 40. Cioè nel senso... Cioè passato tanto tempo. Due estrazioni in 1 ora e 40. Non so... Cioè però che ancora in sto game. In teoria calcola già 21 di sto game. Cioè non c'è che saranno tre estrazioni ogni 2 ore. In realtà non so poche. Ogni 2 ore si streamo 10 ore. Sono 15 estrazioni. Easy. Non so dove sia Kha'Zix. Oh no, sopra sopra. Abbiamo un Red King e poi abbiamo anche la Vampiric Shatter per il prossimo recall, tra l'altro. Non credo siano buoni da questa qui. Però fine, regaliamo. Mi sono accorto che lei è buggata. Avevo 70 crediti con 3 oggetti. Mentre dovevo avere più piacere. Sì, ce ne segniamo ancora 60. Direi con bug. No, 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 mate. Tu non hai crit chance in più. Hai critical strike in più. Che è diverso. Allora, il crit chance vuol dire la percentuale di possibilità che tu hai di crittare. La possibilità che, di tu hai di crittare. Mentre il critical strike è quando critti che fai una percentuale maggiore di danno nel crit. Di danno del crit. Capito? Non è percentuale di fare un critico. Quella. Ma è sempre stata così in realtà l'Infinity Mate, eh? È rifiuto al contrario, no? Fidati che è molto strong, mate. Io riesco a pushare qua. Oh, ma sono creato pure Kha'Zix. Guarda come mina. Guarda come mina quella casa. Leona è bravina. Oh my bad, quel true damage dopo partì. Ok. Ma non muore mai Kha'Zix, vero? C'è l'entrata, ma muore sì. Ah, vedo già un po' meglio. Andrò di Dead Dance adesso. Ho preso Dory Top, che è buono. Drago tra 14 secondi. Kha'Zix è ancora vivo. Ecco, sta lì. Questa è veramente una cazzata, sta cosa. Non ci devo andare, mi sa. Ne ho killati due, il che è buono. Però, ecco, sta da solo al drago. Che in teoria a casa lo killa. Però, yeah. Andrò di Dead Dance. Così almeno prenderò meno danni da parte di Kha'Zix. Il problema è che abbiamo pochi HP. Quello potrebbe essere un problema. Però, sul Jinx, viene a fare doppio infinito. Oppure fare come in Corea che fanno il danno di core raccolto oscuro. In realtà, non te lo so dire. Ti dico la pura verità. What? Era invisibile. GG. Non ha senso iniziare quel drago. Ecco.
Cagata, prende rosso. Usciamo qua. Siamo messi stra bene, ma pure il sustain qua di base. La cosa è che noi era ninja dobby ci ha portato un po' a perdere un po' di danno, però è fine. Devi fixare il conto YouTube e i link sono buggati. Ma dove intendi? Quello sotto la streaming o... Ah, perché c'è scritto canale dopo, ok, dopo lo cambio. Lo sa che mi sosteno, Akali? Lo sa? Lo sa che mi sosteno con sustain? GG. No, era per sapere perché ho ancora provato build di un quasi, non sempre, ho sempre seguito le pro build. Ma in realtà quello che ti direi di seguire magari le pro build e successivamente una volta seguito le pro build capire qual è la tua individualizzazione perfetta, no? Piuttosto di dire faccio questo perché lo fa questo, segui magari le build e poi una volta che hai seguito le build cerchi di capire qual è la tua itemizzazione perfetta. Evento natalizio? Diga, lasciatemi il sub e benvenuto nei cani di cane. Giveaways? Subscribers pronti? Ogni ticket una magnotta, massimo un ticket, go go sub. Intanto cambio il comando di là, così, grazie amico che ci ha avvertito. Grazie mille al signor Venne23, vi ricordo ragazzi che chi è già stato estratto non può ripartecipare al giveaway oggi. Grazie mille del supporto, mate, e ribenvenuto nelle cagne di cane per il 17° mese di fila, Venne, grazie infinite. E intanto qua chat comments, fammi modificare YouTube, chat comments. Chat comments. YouTube. Canale